Cosa fai? Cosa c'è? Uscendo dall'ufficio ho fatto un incidente e a quel punto la mia vita è cambiata in... Adesso vedremo se è meglio o in peggio, secondo me è meglio. I heard you say meet you in the long grass, something good of love. Poi ho avuto la fortuna anche di conoscere un amico che da subito mi ha detto, dopo l'incidente, Vittorio, sbrigati a uscire dall'unità spinale perché il mondo è fuori anche per quelli come noi. Ho creduto a quelle parole, ho creduto che poteva essere comunque una vita soddisfacente e interessante, ma non immaginavo che lo potesse essere così tanto. Io ho iniziato con l'embike nell'estate del 2003, dall'anno dopo però ho detto adesso proviamo bene, mi sono allenato d'inverno, quindi e io 2004-2005 ho fatto gare, nel 2005 sono diventato campione italiano, nel 2006 ho cominciato a fare tutto il campionato europeo, tant'è che nel 2007 un po' a sorpresa sono diventato campione del mondo. La mia passione per l'endbike nasce in un modo abbastanza casuale. 20 giorni dopo che ho vinto il mondiale in autogrill trovo il parcheggio disabile occupato. Mi ritrovai a sfidare un altro automobilista per lo stesso parcheggio, perché entrambi lo avevamo puntato. Scende dalla macchina, mia moglie ci fa no, ma guarda che è disabile. E io ho detto, ma non vedi che è Alexander? Cioè, lei non lo conosceva, io ero appassionato di motori già da tanti anni, quindi sapevo benissimo, anzi era, devo dire, non so se gliel'ho mai detto, ma era uno di quelli che mi piaceva di più, perché era uno di quelli che umanizzava molto la Formula 1. Lui mi riconobbe, poi iniziamo a chiacchierare. Ha visto sul tetto della mia macchina l'embike, perché io avevo una station wagon, ma per andare in Spagna la riempivamo di roba, la bici stava sul tetto. E lui si è avvicinato a chiedermi informazioni, cosa fai in questo sport. Fui incuriosito molto da quello strano aggeggio che aveva agganciato sulle barre portatutto sopra la macchina. Lui mi spiegò di che cosa si trattava, cioè di questo bike, del fatto che lui stava facendo attività, che in quel momento stava andando in Spagna per preparare la sua stagione agonistica. Ci siamo scambiati il numero con la promessa di risentirci. Amico, manager di un'azienda che all'epoca rappresentavo come testimonial e ambasciatore del brand, mi dice: sai Alessandro, capisco che è un grosso viaggio, un grande impegno per 10 minuti di discorso, però insomma noi organizziamo questo pasta party il sabato sera della maratona di New York e ci farebbe molto piacere tu facessi un intervento. Ebbene, la mia risposta fu: Fabio, scherzi, con grande piacere. Anzi, sai che c'è, visto che ci sono e che devo venire a New York, quasi quasi la faccio pure la maratona. Venti giorni dopo il mio mondiale mi chiama Alex, mi dice: sai Vittorio, ti ricordi di me? Gli ho detto: sì, fischi, mi ricordo di te, sì. Guarda, ti devo chiedere un favore. Io ho deciso di andare a fare la maratona di New York. Bello, bello, dai, ci abbiamo quasi più di un anno per prepararla. E lui ci fa: no, ma non hai capito, quella del prossimo mese. Mi dice: no Alessandro, io te ne ho viste fare tante, ma questa non si può fare, credimi, non puoi. Non è possibile, tecnicamente è impossibile. Ma te sei matto, cioè, ma hai già iniziato? No, io non c'ho neanche la bicicletta, trovi una bicicletta. Allora io ho trovato una bicicletta con un amico svizzero che la stava vendendo, e mentre lui in quel momento stava facendo ancora il pilota, mi ricordo che gliel'hanno consegnata a Monza. Per un uomo senza gambe riuscire a salire su un mezzo del genere nel garage di casa propria, fare il proprio lavoro in totale autonomia e rientrare nello stesso posto dopo magari aver provato il piacere di stare ore e ore all'aria aperta, sentito la gocciolina di sudore che ti solca nuovamente la fronte, ecco, sono sensazioni che dopo aver perso le gambe io francamente credevo di aver perso per sempre, e invece ho trovato nuovamente il modo di fare uno sport di resistenza che non è, come dire, la storia della volpe dell'uva, è anche bellissimo. E
dicevo, no, ma non puoi fare tutti i giorni sempre 40 km a tutta per vedere quanto vai più forte. E no, no, ma perché oggi lo fa? E mi diceva, oggi, ma stavamo, penso, 2 ore al giorno al telefono, eh? Tant'è che abbiamo fatto, mi ricordo che abbiamo fatto un abbonamento telefonico, tipo you and me, no? Come fanno i fidanzati. Lui si stava allenando troppo e lentamente si stava stancando. La sua fortuna è stata che ha dovuto spedire l'handbike 3-4 giorni prima, e quindi, perché andava in America, l'ha fatta spedire col cargo, e quindi in quel momento gioco forza ha dovuto riposarsi, se no sarebbe arrivata alla Star Marathon New York talmente stanco che non la, forse l'avrebbe finita, ma non certo con quei tempi che è riuscito a fare. E da lì però poi è nato tutto quanto, è nato soprattutto un'amicizia fraterna, perché continuiamo, magari non stiamo 2 ore al telefono, ma ci sentiamo 3-4 volte a settimana. Vittorio è stato il mio corso accelerato e poi un simpaticissimo e affettuoso, mi verrebbe da dire, compagno d'avventura, perché poi credo in modo reciproco ci siamo spinti l'un l'altro nel corso di questi ultimi anni. Sì, profilo. Però la devi mettere fissa col telaio, non puoi metterla qua sopra. D'accordo. In questo percorso ho raccolto tante amicizie, Mario Valentini, che è un capitano unico, non raro a trovare, tutti i ragazzi, i compagni della Nazionale Italiana Paraciclistica, in particolare Vittorio, che nel mio caso specifico è stato presente e testimone sin dalla prima ora. A tutti e due è servita questa conoscenza, anche dal punto di vista sportivo, tecnico, perché ci siamo stimolati a vicenda, un'idea che viene a uno, l'altro la elabora, poi ci aggiunge qualcosa, quindi il fatto che poi noi due, poi tutta questa nazionale è diventata forte, è anche dovuta a tutta questa unione di cose. Io sono stato il primo a portare l'handbike in Italia ad un certo livello, anzi sicuramente. Siamo diventati la nazione a squadre che ha vinto 3 mondiali di seguito e dopo l'argento a Pechino, quindi in questo momento noi non abbiamo, dobbiamo aver vergogna a dire, siamo la nazione più forte del mondo in handbike. Alessandro Zanardi da Castelmaggiore è un uomo molto fortunato, perché in questa sua vita ha già infilato un sacco di cose. Oddio, sono alla soglia dei 50 anni, mezzo secolo, e è quasi incredibile che io sia ancora qui a giocare a livello atletico, a preparare una seconda avventura paralimpica. Però credo che ciò che mi tiene in vita e mi tiene in vita bene sia la mia curiosità, la mia facilità di essere attratto da tante cose diverse, alcune delle quali diventano passioni molto forti.